Mister Luca Arumma, è un'unione che sta onorando questo campionato sino alla fine, avete dato veramente grande filo da torcere al Bicelli. Sì, penso che abbiamo avuto anche un buon approccio alla gara, le prime due conclusioni sono state le nostre e quindi credo che, come dicevo poc'anzi, c'è poco da rimproverare ai ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto della prestazione. Tante volte siamo riusciti a giocare un buon calcio, e, ovviamente anche facilitati un po' dal campo grande, perché ovviamente rispetto al nostro abbiamo trovato un pochino più di geometria perché il campo ce lo permetteva. L'atteggiamento è stato giusto e adesso i ragazzi, così come domenica scorsa, posso rimproverarli poco e quindi onore agli avversari. Un bilancio su questa stagione? Bilancio lo facciamo domenica prossima, perché poi credo che matematicamente potremmo arrivare ancora a quinti, che sarebbe comunque un buon risultato per la società. Adesso dobbiamo finire l'ultima partita nel miglior modo possibile, tireremo le somme alla fine, sia personali che come società. Ultimo pensiero per Amoroso, perché il gol l'ha sfiorato a ripetizione, finalmente ce l'ha fatta, ma la porta sembrava stregata. Ale, credo che quest'anno sia stato uno dei migliori attaccanti in circolazione, credo che i numeri parlano per lui. Purtroppo oggi davvero non riuscivo a fare gol, ha avuto anche lui un paio di occasioni, poi è stato bravo Zinetti a procurarsi il rigore, però mi auguro che riesca a vincere la classifica capocannonieri, perché è un ragazzo che merita veramente tanto e quindi sarebbe il giusto premio per una grande stagione. Grazie.